Ciao a tutti e benvenuti. Sono TonyGamer17, ragazzi. Oggi vi spiego come aumentare la RAM di un PC utilizzando una chiavetta USB. 3 anni fa ho caricato un video dove mostro come fare questo stesso procedimento, ma tanto tempo fa non sapevo una mazza. A questo punto rifaccio il video, ma con più dettagli. Allora, innanzitutto non potete aumentare la RAM con una chiavetta, non si può. Per farlo compratevi un banco e inseritelo nel vostro PC fisso. Poi per il portatile bisogna smontarlo. Oppure è meglio nel PC fisso, dico io. Però possiamo velocizzare il sistema, possiamo velocizzare la RAM, possiamo velocizzare tutto il computer. Quindi non perderti questo video, perché noi ci vediamo dopo la intro. Ok, ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Prendete una chiavetta qualsiasi, una qualunque, anche quella che avete nel cassetto, sulla scrivania, in mano pure, nella tasca, nel bagno. E niente, prendetela, questo PC, inseritela e facciamo un attimo una formattazione. Signori, la chiavetta deve essere pulita, niente virus, mi raccomando, niente virus. Ok. Quindi formattiamo per bene la chiavetta, ma certo. Fatto? Mister? Ok, chiudi. Adesso no, eccola. No, fermo, ok, fermo. Togli, togli tutto. Formatta disco. Nuovo, ok. Perfetto. Chiudi. Una volta fatto, andate su proprietà, Ready Boost. Ecco. Allora, come potete vedere, è possibile rendere più veloce il sistema utilizzando lo spazio disponibile su questo dispositivo. Allora, signori, ragazzi, allora, a me mi dirà che non posso usare questa chiavetta, ma ne ho altre tre. Quindi, se adesso inserisco un'altra chiavetta, tolgo questo cavo un attimo. Allora, ecco cosa dobbiamo fare. Allora, questa è un'altra chiavetta che ho inserito. Ok. L'altra invece se n'è andata, forse. Devo inserirla di nuovo. Se no sono guai. Ok. Tutte e due? Perfetto, perfetto. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Unità USB, proprietà. Mannaggia la miseria, neanche questa posso usare. Ok, ragazzi, va bene, non vi preoccupate. Allora, qui ci sarà utilizza il dispositivo riguardo al Ready Boost. Voi aumentate tutta la chiavetta, cioè tutta la chiavetta, e poi fate l'uso di dispositivo come Ready Boost. E una volta fatto, premete OK. Voglio vedere con un'altra chiavetta. Sì, togli anche questa, che non mi serve, anche questa. Perfetto. Vediamo, proprietà. Niente, neanche questa, va bene. Non posso usarlo perché... Ah, ecco perché... Non è abilitato perché la velocità del computer non lo richiede. Ah, va bene. Allora, ragazzi, fate voi. Quindi, grazie a tutti per questa visione. Scusatemi per questo casino, veramente, non me l'aspettavo.
Quindi, grazie a tutti per questa visione, lascia like, iscriviti al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao. Basta.